Ed è sempre, sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Radio. Uno, e cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 1. Siamo qua, Sono siamo le qua. 14.04 Sì, del sì, sì, sì. 12 12 settembre. Ci hai settembre. tenuto a essere a Io ricominciare così presto. avrei voluto direttamente dopo a Ferragosto, io ero Certo, pronta, mi sentivo. era un po' presto, Ferragosto, insomma, per iniziare tutto quanto, quindi Però so abbiamo che tu avevi delle cose, choses da da fare, esatto, faire. sì, assolutamente. E adesso andiamo avanti perché comunque C'è la campagna elettorale e ma noi no, abbiamo deciso di raccontarla. vabbè, adesso era brutto parlare d'altro, in effetti. Beh, io, secondo me, adesso se noi chiedessimo di cosa vorreste Parlare, parlassimo, ma direbbero anche altre certo, cose. però di quella cosa lì non si può parlare alla radio. Della mia grande passione. Esatto, e soprattutto Vogliamo fare i complimenti all'Italia del volley, volley, certo, certo, anche all'Italia assolutamente, del del basket, basket. ma anche all'Italia in generale, insomma, l'Italia che Certo. cresce, che lavora, che produce, ma soprattutto c'è la campagna elettorale, ma c'è anche con la campagna elettorale bisogna rispettare la, dico, Par condicio, no, ma non l'ha detto par però, condicio. ma non l'ha detto, se non lo dice non Ma è tu tutto il che tempo si lo può, fanno questi due, sanno fare solo questo, nel senso, sono peggiorati hanno fatto una assolutamente. scuola di musica estiva, Sì, in cui c'era l'oratorio, l'oratorio esatto. di Sora, Ma che è a mezz'ora da Piccinino, 10 minuti, tutto 10 minuti minuti. da Ma Piccinino. adesso cominciamo con uno dei, Dei? Dei più? uno dei più di questa campagna. Quanti aggettivi si potrebbero scomodare? Tanti. Tantissimi, ma molti meravigliosi e secondo me alcuni più severi. Ma, e quindi tra poco con noi ci sarà. Si mangia i sofficini e sta con la Verdini di Ghisa e Tombini con Matteo Salvini. Matteo Salvini, segretario della Lega, candidato al Senato, al proporzionale in Basilicata, Calabria, Lombardia e Puglia per la lista Lega per Salvini Premier. Signor Salvini, buongiorno. Bello all'anziano Lauro, alla giovane Geppi. Grazie. Porto i saluti di Giorgia di Telelombardia, se no s'offende. Certo, Giorgia Colombo di Telelombardia. Salutiamo Giorgia. Esatto. E andiamo verso Marina di Carrara, Firenze, Pisa e un futuro da disegnare. Ma scusi, lei sa Ma chi te l'ha fatta la campagna elettorale? Ma glielo regali una cartina geografica? Un toscano, perché perché sì, cioè, ovunque, ma dov'è contemporaneamente. Adesso, in questo momento? Adesso sono in autostrada, vedo il primo autogrill, sono Milano-Serravalle, partito quindi da proprio da Milano, direzione Toscana, perché a proposito di scuola abbiamo oggi pomeriggio dalle 5 un evento alla Fiera di Firenze con 1500 studenti e insegnanti per ragionare di scuola. Certo, c'ha giù un po' la voce, te lo voce un po' la gola, sì. Così, che cosa fa per a la parlare, voce? A parlare. Una parte della voce l'ho lasciata al derby, giusto, al terzo quando e l'altra ieri abbiamo fatto Milano, Varese, Genova, certo. Palermo piuttosto che Venezia e quindi mi piace ma capire, Arcore, anche Arcore. Arcore, sì. Arcore. Anche Arcore, beh, sì. D'altra parte Arcore non si comanda, no? Dico, signor Salvini. Senta, ma no, si ferma in un autogrill adesso così magari... Non si... mangiare l'autogrill! No, perché? No, scusi. Cioè, non mangiare, cioè, stai attento a quello che mangi. Sì, vabbè, bene. Sono a dieta. L'autogrill si mangia bene. Certo. Sono 8 chili, sono in forma. 8 chili ha perso? Yes, ma amico mio, un po' li hai di pasta persi, in meno. Li hai conservati? Niente mirto e limoncello da tutta l'estate. Scusi, 8 chili da quanto a quanto? Boh, cos'era? Giugno. No, no, dico da quanti chili a quanti chili? Da 94 a 86. E qual è l'obiettivo? Ma tu pensi che gliene freghi qualcosa a qualcuno adesso? Ma io penso di sì, sinceramente. Della forma fisica. No, anche perché ricordiamo che la sua fidanzata, la signora Verdini, ha detto che se vuole diventare premier deve dimagrire. Com'è questa cosa? Ce la spiego. Lascia stare. Si sta un po' meglio, perché quando ero andato a fare l'ultima donazione Avis... mi avevano beccato il colesterolo e i trigliceridi a palla. un pochino certo. alti sì. E quindi controllare quello che si mangia, a me non me ne frega zero della forma fisica e della prova. No, della salute. Questo si vede questo. Della salute. No, sì. Il colesterolo e i trigliceridi, certo. Inizio ad averne quasi 50. Di anni? E quindi, sì, no, di anni. Non so di che cosa. No, perché di trigliceridi parlavano bene. 50. No, dicevo, senta, però appunto noi volevamo farle comunque le congratulazioni. 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 No, perché, perché cosa? È questa bellissima notizia che abbiamo letto, signor Salvini. Noi siamo dei romantici. È vero che si sposa? No. Ma come no? No. Ah,
Cioè, aspetta, cambiamo la aspetta, cambiamo la domanda. Mi sposo con l'Italia. Ah, no, sì, mi sposo. Sì. Dove avete letto che mi sposo? Che lei ha detto, ma nella vita non c'è solo... benissimo con Francesca, siamo felici, innamorati e fidanzati, non abbiamo in programma altro. Bravo, anche perché l'errore di fare di sposarsi un'altra volta è uno che nella vita non dovrebbe fare. Cosa vuol dire? Lui si è già sposato, ma Francesca no. Perché Francesca deve rinunciare al sogno di una vita, magari? Magari Francesca ce l'ha questo sogno. No, se non penso di tu cosa ne sai? Siamo contenti così, però... Vabbè. Però? Mi taccio. No, dico, però, scusi, però... parliamo della panza, no, parliamo del matrimonio. No, poi volete parlare della prima comunione. No, prima comunione no, assolutamente. No, anche perché hai visto il matrimonio, comunque ci sono degli esempi molto edificanti. Quindi questa vicenda Totti-Hilary, secondo lei... Che... cos'è Totti e Hilary? Ecco, sapevo no, che saremmo arrivati. Chi ha tradito, secondo lei, per primo? Ma posso dire che sono affaracci loro? Hanno fatto un'intervista di due pagine sul Corriere della Sera. Meno, sì, io non sbirro. Dal buco della serratura auguro buona fortuna a loro, ma che i siti italiani da 48 ore siano pieni dei Rolex di Totti e delle borse di Hilary, dà l'idea della situazione del giornalismo italico. Certo, sì. Beh, sembravano, diciamo, anche due politici, uno gli ruba i Rolex, l'altro le borsette, cioè nel senso io penso di essere l'unico politico fesso che ha processo, non per tangenti ma per aver aver preso la Serravalle, è a processo per aver preso la Serravalle. No, nel senso è sempre c'è il signor Salvini che la linea ovviamente col telefono è caduto. È molto bravo a fare i rumori, Salvini, sì, è caduta la linea. Infatti, 8 kg, Letta ne ha persi 3, voglio dire, nel senso comunque... però Letta partiva avvantaggiato perché molto, ne pesava già pochi. Molto avvantaggiato, stiamo cercando di ripristinare il collegamento, cioè chiamiamo il cellulare di Salvini, che era in macchina. Beh, a razza e ripristino. Vuol dire che grande modo di ripristinare, basta richiamare. Sì, no, forse si è stufato che abbiamo parlato del matrimonio. Adesso gli facciamo una domanda durissima, fortissima. Mi piace che non si sposa, devo dire. Non ha detto che non si sposa. Ha detto che no, ha per detto, ora. Guarda, ha detto si sposa. La risposta è no. Per no. dire, proprio non è evidentemente, per ora sta bene così, vedrai che si sposerà. No, dopo dici, perché lui lei dirà sposiamoci. Lui no, dirà, lei magari non dice niente, uguale, però lei non si è mai sposata. Certo. Perché lei non deve sposarsi? Perché la prima volta è sposarsi con Salvini, però. Perché lei, perché lo ama. Ecco, signor Salvini, è tornato. Signor Salvini, la sento, è lì. Siete il fruscio della macchina, è andata via. Stavo parlando bene di Francesca in tua assenza. Chiedete al signor Kim, non è colpa mia. Certo, sì, sì. Senta, altre due cose importanti. Ma cosa ha detto Milanese? È caduto tutto, ho tradotto. Traduci, anziano Lauro. Sì, ho tradotto, è caduto tutto, assolutamente. È caduto, tutte le cose sono cadute, insomma. Signor Salvini, no, un'altra cosa importante che ci stavamo chiedendo, ma perché si è fatto crescere la barba? Perché mi piace la barba, piace a me, piace a Francesca. Senza barba non mi sembro un liceale. Però un liceale ripetente da un certo punto di vista. Però a Berlusconi non tanto gli piace la barba. No, Berlusconi non ama la barba, però gliel'ha detto. Posso ancora in autonomia. A Berlusconi piacciono la barba. E altre cose. No, non ce le dica tutte, non ce le dica tutte. Se lo sappiamo cosa piace a Berlusconi, se non farei l'elenco. Tatuaggi non ce li ho. E la barba me la faccio crescere perché mi piace così, ragazzi. Ma secondo lei prende più voti con la barba che senza? Ma non lo so, però risparmio tempo. Certo, tutte le mattine a farmi la barba e non c'ho tempo e non c'ho voglia. Certo. Senta, la Meloni ha detto che in questa campagna elettorale fa yoga. Fa yoga? Sì, la Meloni. Lei... Io non ho mai fatto yoga nella vita. Si vede. No, nel senso, non c'era questo dubbio, il fatto che lo fa, non lo fa. No. Senta, ma invece sulle elezioni, no? Se uno è un elettore di centrodestra... Adesso aiutiamo gli elettori di centrodestra ad orientarsi. Cioè, perché... sono ai lei, anziano Lauro, la maggioranza in questo Guardi paese. Che noi siamo sempre stati di centrodestra. Sempre, io la ricordo a Pontida, fin dai primi anni 90. Esatto. Con l'ampolla, ha un'ampolla che ancora porta qua in studio quotidianamente. Facevo la pelle di polla di Ampolla e con la cravatta verde, si ricorda? No, dicevo, ma perché un elettore di centrodestra dovrebbe votare lei e non la Meloni? Ma a parte il fatto che l'importante è che scelga il centrodestra, sì, certo, però, in democrazia, certo, però certo. Alcune battaglie sono della Lega da tempo, sì. Penso all'abolizione della legge Fornero e al diritto alla pensione con quota 41, penso alla flat tax per le partite IVA al 15%, che è realtà. Sì, grazie all'impegno della Lega, penso alla pace fiscale, all'automazione delle cartelle di Equitalia. Poi sull'immigrazione, di cui parlano tutti, vedo anche a sinistra, i 5 Stelle, con tutti i miei limiti da ministro, senza inventare nulla, applicando le norme, le leggi, i decreti di sicurezza, abbiamo salvato vite
e sostanzialmente azzerato gli sbarchi. Quindi diciamo che su alcuni temi, se diamo la parola, la manteniamo. Quello del lavoro, delle pensioni, è quello che mi dà più orgoglio, perché sapere che ci sono all'ascolto donne e uomini che finalmente si godono qualche anno di meritata pensione, essendo scappati dalla gabbia della legge Fornero, è qualcosa che mi rende felice a prescindere dai voti. Senta, ma la Meloni è un po' il nuovo Salvini, nel senso, ieri ha detto addirittura... non glielo auguro. Ha detto delle frasi che usavi tu di solito. Cioè, più bella, certo, beh, su quello diciamo non c'è proprio competizione, diciamo. No, ma politicamente... Fa yoga. Perché ieri in Piazza del Duomo ha detto, è finita la pacchia, ha detto. Lo dicevi sempre tu, però riferito ad altro. Il copyright, sì. non è che stai sereno, ce la solo Renzi. No, infatti. O Speranza, non puoi dire Speranza, perché sennò si offende Speranza. Sì, poi dipende cosa dice, certo, sì. Ma senta, ma se vincesse il centrodestra, no? Che ci chiediamo questa cosa da giorni, anche per la cravatta, una cosa mia, ma quale sarebbe il colore del governo? Cioè, quando stavate al governo con Conte erano... Giallo-verde. Azzurro cielo. Cielo mio marito. No, azzurro. Ma di che colore è, Fratelli cielo d'Italia? Cielo è blu, sopra le Berlino. Nuvole. Sì. Io non so, a me basta che il colore non sia rosso, quello delle bollette, perché l'emergenza in questo momento sono le bollette, luce e gas. Io domani sono in Senato e spero che arrivi un congruo, giusto, seppur in ritardo, decreto energia per bloccare gli aumenti, come sta facendo tutta Europa, manchiamo solo noi. Voi volete lo scostamento di bilancio, la Meloni non lo vuole. Ma è meglio mettere 30 miliardi a debito adesso piuttosto che... Certo, non dica noi, nel senso... Ma secondo te è un'invenzione giornalistica, insomma la scrive anche oggi, un noto quotidiano, tu e Berlusconi non sareste così contenti di un eventuale Giorgia Meloni premier? Ma ne stanno scrivendo di tutti i colori. Guarda, ci sono alcuni quotidiani, non faccio nomi, penso alla Repubblica e alla Stampa, che stanno riempiendo paginate di inchiostro insultandomi da mesi. Non so se vivono meglio così, se vendono più copie così. Noi ci presentiamo con un programma comune per governare insieme per 5 anni. Ed è una roba seria. L'Italia è una roba 5 seria. 5 anni, adesso non esageriamo, se Salvini, 5 anni non governa nessuno, 5 anni di seguito. Adesso... L'Italia. Ma no. E con Dio da me, a te e alla giovane Geppi, i prossimi 5 anni ci risentiamo in onda, fra 5 anni. Guardi, basta che ci sentiamo tra 1 o 2 anni. Lo sa che i governi non durano 5 anni in Italia. Ma cosa gufi? No, ma no, non io gufo, ma governo, è la storia. Con 5 Stelle e col PD... È complicata stavolta, il centro-sinistra è diviso in 4. Sì. Centrodestra ha scelto una squadra comune, un programma comune, un impegno comune. Sì. Ma c'è qualcosa qualcosa che quando la leggi ci resti male, oppure ormai quello che leggi nei giornali non ti tocca più? Sui giornali? Sì. Ma guarda, ho letto che sono un criminale, un delinquente, un assassino, un sequestratore, un fascista, un razzista. Vabbè, a me spiace, ce n'era una vera di queste? Se uno sparge odio poi... Non aiuta il paese. Io non dico votate me perché Letta è un cretino e Conte è un delinquente e Di Maio è qualcos'altro. Se uno vuole votare PD e 5 Stelle è libero di farlo. Lo può fare, faccio l'esempio del nucleare. Io sono uno straconvinto sostenitore che l'Italia non possa rimanere l'unico grande paese al mondo che si priva della forma di energia più green. Però lì c'è stato un referendum, non è che ogni volta possiamo rifare. Referendum di qualche annetto fa, diciamo che sono in corso di costruzione, in questo lunedì pomeriggio, 55 reattori nucleari in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Francia alla Romania, quindi rimanere gli unici che dicono di no, perché non è più il nucleare di Chernobyl, per fortuna, il nucleare di ultima generazione ha emissioni zero. Sì. È un esempio, chi sceglie la Lega fa questa scelta. Il ponte sullo stretto di cui parlavate nello spot, ai siciliani costa di meno farlo che non farlo, visto che spendono 6 miliardi di insularità ogni anno. Quindi lo diciamo prima, così ma chi lei vota sa. Pensa ancora al sogno di fare il premier, cioè di vincere le elezioni? Mi proprio piacerebbe. Come di arrivare al bello della democrazia è che scelgono gli italiani. Sì, il 25, certo. Con i voti veri, non con i sondaggi o con gli oroscopi. Quindi se gli italiani così sceglieranno, per me sarebbe... una gioia e un impegno. Sì. Però diciamo, gli ultimi sondaggi pubblicabili a cui si può fare riferimento, cioè quelli di venerdì, e la davano molto lontana, no? Perché la Meloni alcuni davano 25, 26 e voi intorno... Da sempre i sondaggi penalizzano la Lega e i voti veri dicono qualcos'altro. Però l'accordo del centrodestra è che chi prende un voto in più, perché questo è il bello della democrazia, della partecipazione, chi prende un voto in più sceglie
Non è che poi uno dice no, vabbè, ma noi ci alleiamo un po' invece con Calenda, con Renzi, magari un pezzettino al centro. No, allierai tu. No, con Calenda, no, con lei tu escludi. Scusi, ma è lei che ha alleato con Renzi al governo in questo ho già momento? Dico, a Genova direbbero Emusadetu. Emusadetu, certo, sa tutte le lingue, cioè, è molto milanese. Ma lo sa ho dire. Ho bisogno di un po' di sardo. Di sardo. Tocca. Cosa tocca? Chistiona su sardo. Chi tocca? No, sotto era un orsù. Senta, ma sotto quale soglia sarebbe proprio una sconfitta per la Lega invece? La Lega interessa che gli italiani votino, certo, e dal 26 settembre si lavora. Chiaro. Dirò una cosa di una genialità tutta nuova, sì. È meglio vincere che perdere. Questo, la Lega sicuramente fa parte della squadra che probabilmente... Ma lei si è fatto un'idea che la lista della Lega, cioè che prendere... L'obiettivo è arrivare primo molto banalmente. Primo. Gioco mai per arrivare secondo, terzo, quarto, certo, quinto. Poi sempre ce la fai. No, certo, sì, infatti. Quindi tu escludi categoricamente un'alleanza con gente che non faccia parte del centrodestra? Certo, sì. Assolutamente sì. Certo. Ci siamo già sacrificati in questi quasi due anni su richiesta di Mattarella e con Draghi, sì, però... Governare con Di Maio, Speranza, la Lamorgese, con tutto il rispetto, perché e Calenda? Calenda? Beh, Calenda non governava. No, Calenda no. I ministri dopo Calenda no, dice. No. Ma oggi è il primo giorno di scuola per tanti studenti. Sì. Uno che dice che gli studenti che fanno il liceo sono di serie A, mentre quelli che fanno l'istituto tecnico professionale hanno delle lacune, hanno dei problemi. Ecco, uno che la pensa così con me non ha niente a che spartire. Niente, viva l'ITIS, l'IPSIA, i periti, i tecnici, i professionali. Niente. Senta, ma non ha paura del sorpasso dei 5 Stelle? Perché sarebbe una beffa da Conte. No, l'unico sorpasso che mi è dispiaciuto è stato quello di Verstappen. Quello di Verstappen a Leclerc, però Leclerc si è fermato ai box. Senta, ma facciamo uno scenario, cioè, ma se per caso, ma non succede assolutamente, cioè, ma non sto neanche se sto a dirlo, quasi lo dico. No, vabbè, dai, prova, tanto stiamo parlando di Fanta Futuro. Ma sa così, giusto per fare, sa quelle licenze, cioè, ma se proprio, se per caso la Lega dovesse andare sotto il 10%, si dimetterebbe... Ma parliamo della Lega che supera il 20. Sì, no, ho capito, questo abbiamo già detto. Se per caso vi staccano la luce, voi cosa fate adesso? Io vado a chiedere se mi hanno staccato, vado giù a vedere se è saltato. Ragazzi, parliamo dei problemi reali. Vabbè, io domani sì. Sono in Senato per provare a portare un po' di sollievo a chi non ce la fa a pagare le bollette, sì, della luce e del gas, e dal 26 settembre si governa. Però senta, è stato molto duro contro i suoi avversari politici, va detto, questo le va riconosciuto in questa campagna elettorale. Senta, che cos'è arrivato a dire perfino del suo, diciamo, alleato di governo adesso, ma avversario in queste elezioni, politico, Enrico Letta. Senta cosa ha detto. Pensandoci, io Enrico Letta sudato non l'ho mai visto. In effetti, cioè, cosa voleva dire esattamente? Sai che non mi sono sentito? No, ha detto, pensando, facciamo risentire, però forse non la sente, vediamo. Pensandoci, io Enrico Letta sudato non l'ho mai visto. L'ha sentita adesso? Ah, No, ma perché lo vedo sempre composto, ordinato, con la camicia perfettamente stirata. Io arrivo a sera, stasera arriverò in albergo a Pisa, che ho la camicia che sarebbe da aspettare, non sono particolarmente brillante, brioso e vivace, anche se ho energia, magari ascolto un po' di ragazzi su TikTok, sembra assolutamente uscito da una cena di gala, e glielo invidio questa cosa. Certo. Senta, qual è la canzone che canticchia in questa campagna elettorale, signor Salvini? Che le è rimasta in testa? Shakerando. Perché me la cantano i bambini di 4 anni, ma me l'ha fatta conoscere mio figlio, perché mi spiegava che questo Rove. È un rapper, una persona per bene, ragazzo per bene, che non è che va in giro a far casino. Adesso, poi è bella, ha spinto una ragazza a piscina. Vabbè, nel senso, ma come fa? Si è incazzato come un pinguino tattico. Sì, poi è andato via sono stonato, non c'ho voce, evito di tediare chi è all'ascolto, magari è in coda di tangenziale. No, certo, sì, shakerando. Senta, signor Salvini, ma l'accusano sempre di essere amico di Putin, così, ma la sa almeno una parola di russo Non metto piede in Russia da quando non sono più al governo, non ho mai fatto accordi commerciali con la Russia, non ho mai preso soldi dalla Russia, rispondo all'Italia e agli italiani. Certo, quindi, senta, ma lei si è fatto un'idea, secondo lei Mario Draghi per chi vota? Sì, certo, ma sa che non parla con lei, si figuri se parla con noi. Dico, no, ma come idea, per chi potrebbe votare, secondo lei, Draghi, a queste alle prossime elezioni? Perché è il classico elettore leghista. Leghista, Draghi, sì, dice. Probabilmente verrà a Pontida domenica mattina. Questo sicuramente. Gli dà un po' la Giorgio. E guardi, veniamo insieme, abbiamo affittato un maggiolino tutto matto. Hai già prenotato il tuo posto in pullman? Sì, assolutamente, vengo con Durigò. Se qualcuno volesse approfondire, c'è il libro in libreria d'Italia che vogliamo, edizioni PM, scritto da alcuni professori universitari sulle idee della Lega per l'Italia che sarà.
sì. Pubblicità progresso. Pubblicità l'Italia progresso. Che vogliamo. Che l'Italia è il paese che amo. Scorte esaurite, libro già in ristampa. A me non viene in tasca una lira, ero preciso. Certo. Senta, e facciamo, visto che lei vuole fare il premier comunque, vuole fare il premier, vero? Sì, giusto? Ah beh, se gli italiani mi danno questo onore, per me sarebbe una gioia. Certo, altrimenti fa il ministro di un governo Meloni. Ma altrimenti farò quello che si sta toccando, sta toccando. No, quando ho fatto la prima tessera della Lega, dice Classico Manzoni, nel lontano 90, e ascoltavo un simpatico Lauro su Radio Popolare, certo. Mai nella vita avrei pensato di fare il ministro, il capo di partito, il senatore, il vicepresidente, certo. Anch'io, devo dire. O di essere intervistato su Rai Radio 1, Radio 1, okay. In diretta, sì, quindi sì. Mai porsi limiti, vola solo chi osa farlo, certo. Se va il gatto alla gabbianetta. Miau. No, no, complimenti. Anche, certo. Che sfoggio di cultura. Che sfoggio di cultura. Proprio di cultura, per chi vuole fare il premier di questo paese, piccolo test di territorialità. Cioè, ci sono delle domande, e tu adesso, siccome non puoi estrarre il... Però da si vede da una bull, in diretta da la simpatica Geppi da una tazza, ci sono dentro i bigliettini, tira fuori... Tu dimmi un numero e io ti prendo la domanda. No, in base... numero, no. Senza numero, tiriamo fuori un bigliettino a caso, perché qui dovrebbe pescare lui e invece direttamente qua tiriamo fuori. Adesso vediamo. Gruppo Cremonini, carne montana. La pubblicità che vede in autostrada, questa, giusto? Esatto. Matto Matteo. Esatto. Non mi pagano. No, no, infatti. Allora, la domanda, vediamo. Allora, sì. La domanda è questa. Sì. Qual è quanti l'isola? Sì. No. Pochi istanti. Come la vita. Sì. Isola più grande, per reagire intendo, sì. Isola più grande d'Italia. No, per reagire. Vabbè, intendo, per reagire qua nel quiz. Isola più grande d'Italia. Se accenderei la Sicilia. Bravo, bravo, bravo. Però quando noi faremo il ponte sullo stretto, Sicilia e Calabria, sì. Penso diventerà la Sardegna. Certo. Entro quanto lo fate il ponte sullo stretto, scusi? Sono calcolati 4 anni. Quattro anni da oggi? Il costo è fra i 7 e gli 8 miliardi. Vabbè, interamente finanziati da privati e ripagati dai pedaggi, e soprattutto ripuliamo il canale di Sicilia da tutti gli scarichi. Quindi Capodanno 2026, se uno vuole andare in Sicilia, c'è già il in ponte macchina. In macchina. Questo potrebbe essere se i tempi vengono rispettati, così certo. Come dalla posa della prima pietra di un'eventuale, per me auspicabile, centrale nucleare di ultima generazione, servono 7 anni per avere il primo kilowatt di energia prodotta. Sa come risponderebbe Enrico Letta a questa sua frase? È una sonora minchiata. No, per dire, nel senso... È passato, no, qua adesso, ripeto, correndo l'ha Enrico detto. Letta, sì. Il PD e i 5 Stelle hanno votato contro il finanziamento del gas e del nucleare in Europa, esatto, quindi sono coerenti. Ma quindi altro. Se andate al governo è una delle prime cose che fate, quella del ponte sullo stretto, perché per 4 anni se siete pronto per 2020... Beh, c'è il progetto che non so da quanti decenni è, lì, sì. È giacente, peraltro è costato anche diversi milioni di euro. Questo progetto, certo. Al contribuente italiano, quindi parte gli scherzi, per lavoratori e imprenditori siciliani e calabresi sarebbe un bel passo in avanti. Senta, ma lei piacerebbe fare il ministro dell'interno, vero, il nuovo governo di centrodestra? Io sono a disposizione del, certo, paese, come dicono, sì, le persone per bene. Certo. Dove è arrivato in macchina in questo momento? Se prima ho superato il gruppo Cremonini ho fatto 2 chilometri, secondo me. Ma piano, ma guida lei? No. Sì, guido io senza cintura, senza auricolare, cioè, con e beh, la cintura non l'hanno ancora inventata. Il cinturino abbassato e la sigaretta accesa. Gridendo anche polizia vattene via, anche, esatto, del resto, sì, come sì. Tuo solito. Ascoltami, ma ti sta molto a cuore il tema dell'energia. Tu nella tua vita cosa fai giorno per giorno, insomma, per risparmiare un po'? Ma guarda, io all'aria condizionata non so rinunciare perché, certo, soffro il caldo. Però sono cresciuto e ho abituato i miei figli al risparmio idrico. Quando ti lavi i denti non lascia scorrere l'acqua per 5 minuti, la apri all'inizio e chiudi alla fine. La doccia la puoi fare anche di 3 minuti, non di 30. Non ha ridotto il numero come fanno alcuni, c'è una doccia diciamo ogni 2-3 giorni? No, io voglio crescere in un paese sano, ma... È profumato. Pulito. Quante docce fa al giorno? Una o due? Una. Stamattina almeno. No, stasera te la farai quando torni in albergo. Stasera penso, Marina di Carrara, Firenze con gli studenti, poi Pisa, poi domani ancora Pisa, poi Perugia, poi Roma. 1-2 docce non penso che roveranno gli equilibri. Oh, se ti sposi avvisa, cioè non, certo, fare quelli che si sposano, no, la mamma ha detto cua. Che non si sposa. Ha detto ma vedrai no. Che si sposa. Felicissimo.
benissimo così con, ma infatti, come con la Franci, che è bravissima. Ma anche la Franci, povera donna, sulla vita di De Firelli, bellissimo, eccezionale. Il suo lavoro, certo. Di più non potrei chiedere. Certo, sì, sì, sì. No, ma infatti non si spiega come mai... Ma gliel'ha regalato un anello a Franci? Sì. Ancora no. Ma come ancora no? Ah, io, ma te, dai! Ma da quanto state insieme, scusi? Giovane Geppi, dammi un consiglio. Un anello... Guarda, luminoso. Luminoso, sì. Comodo, che non si impiglia i vestiti. E non faccia taccagno, non chieda prima quanto costa. Io uno... non so la misura. Non devo chiedere la misura. Ma le deve prendere un anello... Guarda, che... sarà un 16, secondo 16, me. Lei. Oppure prende un anello e con l'anello va da gioielliere e dice, guardi, questo è l'anello della mia fidanzata, la Franci, devo comprare... Ma sai, è una bella idea. Ma no, davvero? Che brutto così. No, deve essere una sorpresa. Ma no, lui prende... Io vorrei copiare dalla Francia l'abolizione del test d'ingresso a medicina. Esatto. Libero accesso al primario di dalla medicina. Ti copio l'idea, certo, del prenderle l'anello di nascosto, come Totti a spiare... Spero che non ci stia ascoltando. No, se no, ma non dalla Francia o dalla Francia? Dalla Franci, dalla Francia l'intesta medicina. Medicina. E dalla Francia, certo, quello. Ma la vota la signora Verdini, sì, sì. Il voto è segreto, però penso di averla convinta. Almeno quello, sì, almeno il suo. Grazie a Matteo Salvini, segretario della Lega, viaggio, candidato al Senato in proporzionale in Basilicata, Calabria, Lombardia e Puglia, così in una delle quattro Lega di sicuro per la lista Lega per Salvini Premier. Arrivederci. 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 Questa è Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che... Arrivederci. Prende l'anello, prende l'anello, poi va da Gioia e dice, guarda, questo è l'anello, questa è la misura. Ah, ne voglio una bella, l'Infinity, cioè, secondo me. L'Infinity. L'Infinity. Media.